Στο εμπόριο μπορούμε να βρούμε πολλών ειδών δολώματα, τα οποία απευθύνονται σε μια μεγάλη γκάμα ψαριών που μπορούμε να τα ψαρέψουμε από την ακτή. Μερικά από τα δολώματα αυτά είναι συνηθισμένα και σε πολλούς από εμάς γνωστά, όπως είναι ο Φαραώ, το Μονοδόλι, ο Αμερικάνος και το Καραβιδάκι. Άλλα πάλι δολώματα δεν είναι τόσο συνηθισμένα και για πολλούς από εμάς είναι και άγνωστα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Ρομπέρτο Περουτζίνι, ο οποίος θα μας δείξει ένα τέτοιο δόλωμα. Ρομπέρτο. Buongiorno. Allora, oggi presentiamo una nuova esca, che è l'arenicola, un'esca particolarmente delicata. Bisogna avere molta cura nel prenderla. Molto semplice, molto fina, però è anche molto pescosa, è attirante. Diciamo, l'arenicola ha dal suo vantaggio che è un'esca catarifrangente, cioè si vede molto bene, e in più ha un profumo molto forte e per questo attira pesci. Diciamo che è un'esca universale, e molto usata per le orate, le marmore e le spigole. Diciamo la vera e propria differenza la fa nelle marmore, che sono attratte in maniera importante da questo tipo di esca. Questa esca la possiamo trovare in mare e la possiamo procurarcela da soli, andando a scavare la sabbia sotto dei grossi sassi. Oppure la troviamo in commercio e normalmente viene importata dal Portogallo in grosse quantità. Roberto, βλέπω ότι η αρενίκολα είναι ένα λεπτό σκουλίκι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μας πεις ποιος είναι ο σωστός τρόπος που τη συντηρείται προκειμένου να αντέξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Allora, la renicola, essendo un'esca molto delicata, deve essere mantenuta con delle regole precise. Ma prima di tutto la temperatura, che deve oscillare dai 10 ai 12 gradi, non di più. E seconda cosa, l'ossigenazione dell'acqua, quindi mantenuta in scatole grandi e pochi esemplari. Possibilmente va cambiata l'acqua una volta al giorno, ripulita, e ripulire la sabbia, cioè si sciacqua la sabbia con la prima acqua e con la seconda si lascia un piccolo strato per farla vivere, per ossigenarla. Se bisogna conservarla per lunghi periodi, sarebbe meglio opportunamente metterla in un acquario, piena di sabbia con l'acqua che si ossigena. Roberto, ora ti chiedo una masmilisi, πώς δολώνεις την αρενίκολα προκειμένου να τραβήξει τα ψάρια της ευρείας περιοχής όταν θα την ψαρέψεις. Va benissimo. Allora, l'arenicola, che in questo caso l'abbiamo un po' piccolina perché è fuori stagione, va dai solito dai 10-15 ai 30-35 cm. Per innescarla è necessario prenderla sempre per la testa, altrimenti l'arenicola ci si spezzetterà in vari pezzetti. Una volta presa per la testa si attende un attimo che si stende, si allunga bene. In questo momento potremo infilare l'ago per poi innescarla e passarla sull'amo. L'ago per innescare l'arenicola deve essere molto fine, lungo e flessibile, in modo da farla poi passare sull'amo in maniera semplice e precisa. L'ago va usato per tutta la sua lunghezza dalla parte tonda, non da quella appuntita. Quella appuntita andrà a inficiare sull'arenicola, bucandola più volte, e questo farebbe perdere l'arenicola il suo tipico liquido, diciamo odore, e lo farebbe svanire tutto quanto. Una volta presa l'arenicola, si prende l'ago e lo si infila dalla testa. Poi lo si fa percorrere lungo tutto il suo percorso in maniera delicata, cercando di non far mai uscire la punta dell'ago dalla fine. Una volta messa l'arenicola nell'ago, poi si procederà a passarla nell'amo. Nella legatura dell'amo dobbiamo fare attenzione a far sì che il nodo abbia il baffo verso l'alto, che permetterà uno scorrimento migliore dell'esca verso la lenza. Andiamo a posizionare l'amo nel foro dell'ago,
mettiamo il filo in tiro e poi passiamo piano piano l'arenicola dentro l'amo. Questo è l'innesco che si dovrà presentare per poi mandarla in acqua ed aspettare che qualche pesce bocca al nostro tranello. Quando andremo a inserire dei pesci di taglia maggiore, tipo le grosse orate o le grosse ombrine, andremo a cercare di presentare un innesco che abbia in sé sia la quantità dell'esca grossa, come potrebbe essere un americano, sia l'attrattiva dell'arenicola, cioè il suo odore e la sua luminescenza. In questi casi ciò che paga di più è un innesco doppio, innesco americano e Nicola, con l'americano nella lenza madre e la renicola a battere sull'amo. Andiamo ad eseguire questo innesco. Una volta preso l'americano si aspetta che esce la testa, una volta presa la afferriamo ben saldamente fra le due mani senza schiacciarla troppo. Con la parte bucata dell'ago andiamo a infilare l'americano per poi pescato l'americano, lo passiamo nella lenza. Questa operazione deve essere fatta senza far uscire il liquido dall'americano, altrimenti perderebbe la sua consistenza. Poi andiamo a prendere una arenicola. E come abbiamo visto prima la passiamo nel lago. Aspettiamo un attimo che si stira in modo da non bucarla. Andiamo a passare anche questa nella nostra lenza. Poi portiamo l'americana a battere sull'arenicola e qua abbiamo presentato un'ottima esca adatta a pesci grandi come le grosse orate, le ombrine, le spigole. Πολύ έξυπνο αυτό που έκανες με τον Αμερικάνο και την Αρενίκολα, Ρομπέρτο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσες και μας βοήθησες να γνωρίσουμε ένα ακόμα νέο δόλωμα.